In quel che resta di questo stabilimento un tempo veniva imbottigliata l'acqua Fontemura. Siamo nell'Alpe di Ponti, ad Arezzo. Questo luogo nel verde incontaminato è diventato nel tempo una vera e propria discarica con rifiuti di ogni tipo. La società è fallita nel 2002 e da allora tra i resti dell'area industriale e rifiuti di ogni tipo di volta in volta abbandonati ci troviamo di fronte a una vera e propria bomba ecologica in un luogo un tempo fiore all'occhiello delle gite fuori porta degli aretini. Le immagini testimoniano con crudezza come è ridotto oggi l'ex stabilimento Fontemura. I bandi di vendita fino a questo momento sono andati deserti. Il costo di riconversione di uno stabilimento del genere, in altura e lontano dalla città, sembra essere stato fino a questo momento un ostacolo insormontabile. L'area era stata sequestrata dall'allora corpo forestale che in un blitz aveva scoperto rifiuti pericolosi come amianto, plastiche, solventi chimici e sostanze chimiche. Poi era arrivato il dissequestro, ma non risultano siano mai state eseguite bonifiche. Stiamo parlando di un'area vasta 5 ettari e di un capannone di 5.000 metri quadrati. Anche la vicenda giudiziaria per il crack Fontemura si è chiusa nel maggio scorso con un nulla di fatto. Il tribunale di Grosseto, città in cui era stata spostata l'ultima sede legale della società, ha assolto tutti gli imputati dall'accusa di bancarotta fraudolenta. 6 anni fa nell'ex stabilimento si consumò anche una tragedia. Durante alcuni giochi di guerra simulata, un ragazzo di origine americana cadde dal tetto riportando gravi ferite.